La collezione di Renato e Tita Bruson è il frutto di costante e appassionata ricerca. L'importante corpus di arte pittorica italiana tra il XIX e il XX secolo che il celebre baritono e la moglie hanno recentemente donato alla Fondazione Cariparma è composto da 70 opere, importanti firme, ad esempio Giovanni Boldini, ben 14 sono le opere del maestro ferrarese in collezione, Francesco Paolo Michetti, Giovanni Segantini, Pompeo Mariani, figurano anche nella collezione Grandi Maichiaioli Toscani. Giovanni Fattori è presente con 4 opere, poi Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Niccolò Cannicci e importanti vedutisti veneti, i fratelli Guglielmo e Beppe Ciardi, Pietro Galter, Pietro Fra Giacomo, Leonardo Bazzarro, Italico Brass e Ettore Tito. Fra i meriti e le sorprese dell'inedita collezione di Renato Bruson vi è quello di una squisita coerenza dimostrata nel comporre nuclei omogenei di scuole, in special modo quella veneta, con le eccellenze di Guglielmo Ciardi e di Pietro Fra Giacomo, e quella toscana che si viene ad aggiungere, per quantità e qualità, alle altre raccolte private che hanno contribuito, nel tempo, ad integrare il panorama figurativo di una stagione artistica a cui la critica rivolge costantemente i propri interessi. Si tratta infatti di opere dislocate nella seconda metà dell'Ottocento che ben documentano lo svolgersi in Toscana dello stile naturalista, dai tempi del Caffè Michelangelo fino agli esempi di quella che fu definita pittura dei campi, vale a dire la visione del paesaggio fra lirica e realistica, dominante in Francia alla vigilia dell'impressionismo e particolarmente congeniale alla sensibilità figurativa dei toscani. Suggestivo il ritratto di Fanciulla di Telemaco Signorini, il più internazionale fra i macchiaioli, che include nella raffigurazione di giovani popolane suggestioni ricavate dalle ardite istantanee di Toulouse-Lautrec. Il nome dominante nella collezione è quello di Giovanni Boldini, di gran lunga il più rappresentato con magnifici oli, pastelli, acquerelli e disegni, tali da restituirne il virtuosismo e la versatilità. A confermare la vivacità e la curiosità del collezionista sono presenti, nella loro fase ancora naturalista, quelli che saranno i grandi maestri del simbolismo, come Giovanni Segantini, documentato quest'ultimo da una giovanile natura morta pervasa dalla sommessa poesia che spira dalle cose appartenenti alla vita quotidiana. Credo che con questo atto i coniugi Bruson abbiano voluto interpretare appieno il loro grande amore per l'arte, che si denota anche nella scelta di questi quadri che durante tutta la loro vita hanno potuto collezionare attraverso un filo rosso che conduce anche all'interno di questa mostra. Credo che il maestro Bruson con questa donazione abbia voluto anche interpretare appieno il suo ruolo di divulgatore dell'arte e della cultura, come ha sempre fatto nei suoi anni di carriera veramente fantastici, che hanno visto il suo debutto a Parma, lo hanno visto insignito della cittadinanza onoraria della nostra comunità, quindi della nostra città, e credo che con questo gesto abbiano dimostrato la loro grandezza d'animo che si è anche sviluppata negli anni e che abbiamo tutti potuto apprezzare con i successi del maestro Bruson. Che cosa l'ha guidata nella scelta di queste opere? Ma, senz'altro l'amore per la pittura e l'emozione che provavo ogni volta che mi avvicinavo a un quadro, perché mi dava una certa emozione, ma non su tutti i quadri. Quelli che sceglievo, che subito l'occhio andava a posarsi, mi dava questa emozione e questa è stata la mia scelta principalmente. Questo spazio voluto proprio per ricordare la grande carriera di Bruson. Sì, questo spazio antistante l'esposizione dei quadri è proprio la testimonianza di un omaggio a un grandissimo maestro e un grandissimo interprete di vari autori del melodramma. Credo che l'affetto che Parma ha rivolto a Bruson sia stato ricambiato enormemente attraverso questa donazione. E devo ringraziare anche in particolare la moglie Tita Tegano perché ha voluto interpretare in questo spazio un omaggio al marito, ma soprattutto all'artista che per tutti noi è stato un maestro veramente incomparabile. Credo che anche attraverso questo spazio antistante si possa
apprezzare ancora meglio il significato della donazione, cioè un grandissimo artista che vuole che l'arte sia goduta e diffusa a tutti i livelli. Qual è il valore di questa collezione di Renato Bruson e come si è pensato poi appunto di dividere le opere? Allora, il valore è grande perché qui sono rappresentati quasi tutte le scuole regionali del nostro Ottocento, in particolare i macchiaioli, e siamo proprio di fronte ad uno dei più bei quadri della collezione, un bel Fattori, e poi i Veneti, che sono legati alla vita di Bruson. Lui viene dal Padovano, da Est, e la laguna è rappresentata con i grandi specialisti della laguna, i fratelli Ciardi e poi altri, c'è un bellissimo Fra Giacomo. I vedutisti veneti e quelle marine venete mi hanno ricordato il periodo che io andavo a Chioggia, si può dire che la mattina si vedevano i pescatori tornare con queste barche con la vela trapezoidale colore arancione, e questo mi è rimasto, e quando ho visto queste marine così non ho resistito. Ma forse la cosa che attirerà di più sono i quadri di Boldini. Questo grande artista italiano è l'unico di levatura internazionale nella seconda metà dell'Ottocento, e qui è rappresentato da alcuni oli, da un pastello direi eccezionale, questa figura tipico, ecco, dei suoi ritratti, e da bellissimi disegni che non sono certamente inferiori ai quadri veri e propri. Qual è il valore di questa collezione di Renato Bruson? Il valore della collezione è la sua organicità, la sua intelligenza. Capita poche volte di trovare in situazioni moderne una collezione così organica e così perfettamente selezionata. Il fatto stesso che la mostra sia una sorta di pagina di libro da sfogliare, perché è a capitoli, un capitolo dedicato alla cultura toscana, un capitolo dedicato alla cultura figurativa veneta ed un capitolo importantissimo dedicato ad una selezione molto eletta dei quadri di Boldini. Quindi, come dire, l'importanza è proprio questa: l'organicità, l'intelligenza, la possibilità di scorrere una sorta di libro di storia dell'arte dell'Ottocento fra la Toscana e Venezia, che poi erano i due fulcri, soprattutto per la seconda metà dell'Ottocento, importanti per il dibattito artistico. Evidentemente Bruson ha operato con l'occhio attento non soltanto ai valori delle opere intrinsecamente, ma soprattutto per una scelta di sintonia intellettuale, di sintonia spirituale. Probabilmente guardando la pittura veneta scorrono sullo sfondo le sue grandi interpretazioni dei due Foscari, di tante personalità che coglieva l'opera lirica romantica. Quello che colpisce è lo spazio che è stato dato alla sezione toscana, evidentemente in anni in cui il recupero della pittura di Macchiaioli, il recupero in generale della pittura dell'Ottocento, ha fatto proprio maturare nell'animo e nella sensibilità dei collezionisti questa linea di scelta molto precisa. Quindi direi che cuore e ragione sono molto presenti all'interno di questa collezione, che riflette un personaggio evidentemente capace di interpretare lo spirito dei tempi. Il catalogo rispecchia la partizione del percorso della mostra, e quindi si è voluto dare una prima attenzione al gusto collezionistico intorno a Giovanni Fattori, e quindi la linea che da Diego Martelli arriva fino ai collezionisti moderni. Quindi c'è proprio un filone importante in cui naturalmente la collezione di Bruson si iscrive. E poi la sezione dedicata alla pittura veneta, quindi al paesismo veneto, con aperture anche sulla pittura piemontese, c'è un bellissimo quadro di Alciati, e poi il fulcro, naturalmente il focus, sugli importantissimi quadri di Boldini, tanto più importanti perché sono una scoperta che probabilmente frutterà a chi curerà prossimamente a Forlì la mostra di Boldini altri numeri da aggiungere al catalogo.
tutte le opere donate andranno al primo piano, dove abbiamo fatto spazio in due sale, e saranno visibili sempre. La fondazione è aperta alle scuole, al pubblico, e quindi la collezione è proprio un dono bellissimo alla città. Ecco. La galleria, questa in cui siamo adesso, è stata completamente rinnovata per questa mostra. Ormai segnava gli anni, dopo tutte le mostre passate, con un nuovo sistema di illuminazione, ad esempio il dipinto di Boldini, difficilmente illuminabile, si è risolto il problema molto bene, perché col vetro specchio, essendo un pastello è obbligatorio che abbia un vetro davanti, insomma. Per cui direi che anche la parte tecnica della galleria è stata risolta molto bene. Io l'ho vista in casa la collezione quando siamo andati appunto per appunto elencarla, eccetera, fotografare le opere, e devo dire che le teneva una vicina all'altra, cioè come se entrando in casa dovesse vederle tutte in un colpo. Tra questi quadri, quello a cui lei è più affezionato? Non ho una preferenza. Mi piacciono tutti perché li ho scelti con amore e con emozione, perché ognuno che mi avvicino, certo, quello là è quello che mi è mancato di più, perché è la presenza. Difatti, quando hanno tirato via quello dal muro di casa, il muro è rimasto bianco, è brutto. Perché Parma? Perché Parma, per Renato e Tita Bruson, è la città dove hanno trovato i loro migliori amici. Perché Parma è la città del Teatro Regio, dove Bruson, debuttando in un'importante serata nella Forza del Destino di Verdi, iniziò l'ascesa verso una grande carriera che lo avrebbe proiettato nei più importanti teatri italiani e stranieri e sotto la direzione dei più importanti direttori d'orchestra. Il legame con Parma si rinnoverà molte volte nel corso di una gloriosa, ultracinquantennale carriera, suggellandosi tra l'altro nel 1985 con il conferimento della cittadinanza onoraria. Le opere saranno in mostra a Palazzo Bossi Bocchi, sede della Fondazione Cari Parma, fino al 25 gennaio 2015.